Buonasera, benvenuti, vi ringrazio della vostra presenza. Come sapete è stato un successo questo progetto e dato questo successo continueremo a farlo. Venite, siete tutti di Saronno? No. Di dove siete? Turate? Gerenzano? Saronno. Quelli di Solaro, va bene. No, un po' di indagine. Quindi quelli di Saronno mi sapranno dire tutto sulla chiesa di San Francesco, forse. Allora, quelli di Saronno però sapranno che i frati sono giunti in questa città, o quello che era il borgo, nel 1156 e che la chiesa e il suo convento sono stati fondati più di un secolo dopo, nel 1297. Però la costruzione della chiesa e del convento vanno ricondotti, in base ad alcune fonti, a un viaggio, ovvero al viaggio di Sant'Antonio da Padova verso Varese nel 1230. Infatti si pensa che i conventi di Gallarate, di Varese e quello di Saronno sono stati costruiti nello stesso periodo e siano dovuti proprio a questo viaggio di Sant'Antonio da Padova. I frati quindi nel 300, diciamo che ricoprono un ruolo molto importante, sì quello ecclesiastico, ma soprattutto sociale, perché sono dei veri e propri maestri. Ma soprattutto, sin da subito, si tengono lontani da quella che era l'Inquisizione. Sapete tutti cos'è l'Inquisizione? Quindi, tenendosi lontani dall'Inquisizione, acquistano il favore delle famiglie aristocratiche saronnesi, che custodiscono in questa chiesa, in questo convento, i loro segreti, le condanne, i bandi, tutti i vari documenti. Questo sarà anche nel 400 e anche nel 500, quando al termine della costruzione del santuario, ovvero della prima parte del santuario nel 1508, saranno affidate ai frati le funzioni liturgiche del santuario. Ma soprattutto in San Francesco viene un personaggio molto importante tra il 1566 e il 1570. Ricordo, siamo in piena Controriforma. Viene il cardinale Borromeo, che come già sapete era frequentatore del santuario. Perché viene qui il cardinale? Non per vedere la chiesa, ma per risolvere le continue dispute e litigi che accadevano tra quello che era il clero vaticano e quello che era l'ordine francescano. Come ben sapete, ovunque ci sia un ordine, che sia francescano, cistercense, benedettino, ci sono sempre dei litigi con quello che era il vero e proprio clero. E quindi lui non ne può più e viene a Saronno per risolvere proprio questi litigi. Ma si trova davanti, come abbiamo detto, un clero istruito e che istruisce, un clero che ha delle relazioni con quelli che erano i cittadini. E soprattutto in quel periodo c'era un frate molto importante, Bartolomeo Cesati, che era anche un professore. Scrive un'opera che si intitola Sermones, che era proprio contro Lutero, quindi in piena linea con quella che era la Controriforma. E quindi il cardinale dà l'obbligo ai frati di istruire, oltre alla popolazione, anche il clero circostante. Facciamo un piccolo salto in avanti, arriviamo al 1797, quando arriva Napoleone in Italia, quando istituisce la Repubblica Cisalpina, e quindi cosa succede? Che non esistono più gli ordini francescani, cistercensi, benedettini, non esistono più le compagnie, ricordo la Compagnia di San Paolo, quindi molti beni, sia mobili che immobili, vengono venduti, quelli mobili vengono portati via, come vedremo più tardi. E i frati francescani di Saronno toccherà rifugiarsi al convento francescano di Milano. Il convento sarà subito venduto dai privati ed è ancora dei privati oggi, mentre la chiesa sarà custodita dal clero vaticano. Come vedete la struttura della chiesa non è particolare, ovvero è costituita da una navata centrale e da due navate laterali. Se notate, potete guardarlo, le navate laterali hanno 5 pilastri. Noi adesso ci troviamo in quello che era il centro, in quello che è il centro tuttora, ovvero tra il terzo e il quarto pilastro. Sia da una parte che dall'altra, notate che la volta, queste due volte, sono più grandi rispetto alle altre, sono più ampie. Questo perché? Perché questo era il centro della chiesa e dalla cappella di Sant'Antonio da Padova c'era una porta dove i frati accedevano direttamente dal convento nella chiesa e di fronte a loro c'era l'abside, ovvero c'era l'altare. Andiamo sotto la cappella dell'Immacolata Concezione. Il fatto che qui ci fosse l'altare è giustificato dalla presenza del Tiburio. Voi sapete che sopra il Tiburio solitamente c'è la cupola e sotto il Tiburio
c'è l'altare, c'è l'abside, ed è stranissimo come in questo caso vedere un tiburio laterale e non in fondo alla navata centrale. Però ciò giustifica il fatto che qui ci fosse l'altare, perché adesso non c'è più. Perché nel 1887 il comune decise di allargare Corso Italia e quindi aveva bisogno di spazio. Decise così di tagliare quello che era l'abside, formando così la cappella. Quindi è stata una decisione abbastanza repentina. Sì, non faccio con la faccia. Qui invece abbiamo un esempio di beni mobili portati via alla chiesa dopo la soppressione dell'ordine francescano. Questa è la Madonna Addolorata, non è l'originale, è una copia. L'originale è stato portato via durante la soppressione e si trova nella chiesa parrocchiale di Saronno, quindi potete andarla benissimo a vedere. Andiamo nella Cappella della Pietà, alla vostra destra. Allora, chi di voi è già stato a fare una visita in santuario? Sì, siete stati. Sapete che in santuario ci sono due gruppi scultorei. Uno che rappresenta la Pietà e un altro che rappresenta l'Ultima Cena. E sapete anche che l'autore di quei gruppi scultorei è Andrea da Milano, o chiamato anche Andrea da Corbetto, in questo caso Andrea da Saronno. Ecco, questo è un altro gruppo scultore di Andrea da Milano, che ha lavorato sia in santuario che in San Francesco. Ma chi è andato in santuario noterà una differenza, ovvero sia in santuario che in San Francesco abbiamo due gruppi scultori della Pietà. Ma in santuario il gruppo del Cristo poggia al suolo, mentre qui poggia sul grembo della Madre. Qual è l'eccezione? L'eccezione è quella in santuario, perché il fatto che il corpo del Cristo poggia al suolo fa parte della tradizione della Lombardia meridionale, mentre questo tipo di composizione fa parte della tradizione della Lombardia settentrionale. Quindi lo stesso autore realizza nello stesso luogo lo stesso gruppo scultoreo, ma osservando due tradizioni diverse. Possiamo anche dire che è stato un autore molto sfortunato a Saronno, tanto che tutti e tre gruppi scultori sono incompleti. Continuando infatti a spostare le statue da un posto all'altro, alcune sono andate perdute, e ciò si può anche vedere guardando il gruppo. Se alziamo la testa invece abbiamo una rappresentazione molto facile, ovvero il Dio Padre che accoglie il Cristo. Ma questo tipo di iconografia non presuppone che al di sotto ci sia una Pietà, ma che ci sia una crocifissione. Ciò infatti ci fa capire che questo non è il luogo originario del gruppo scultoreo, ma che questo gruppo scultoreo si trovasse sotto l'abside e che sotto l'abside si trovasse una cripta ossario che aveva un lungo corridoio che arrivava fino alla facciata ed era collegato con la chiesa di Santa Marta, nel vicolo di Santa Marta. Chi di Saronno lo sa, e alcuni di voi mi dicono di sì, perché l'hanno chiuso infatti negli anni 50-60 del Novecento. Quando però l'hanno chiuso, hanno pensato bene di non fare né una documentazione fotografica né una documentazione scritta. Quindi tutto quello che ci rimane sono i testimoni. E quindi dovremmo scrivere molto, perché voi avete visto quando lo chiudevano, ed è molto importante. Andiamo nell'altra navata. Allora, avete notato che la chiesa è costituita da 12 cappelle, forse le avete contate, e che tutte queste cappelle sono affrescate, sono dipinte. Ed è strano per una chiesa francescana. Ne avete viste altre di così ricche dal punto di vista pittorico? Vi è capitato? Napoli c'è la chiesa di San Gesù, però aveva detto che prima era dei... come si chiama, di un altro ordine. Beh, sì, di un altro ordine. Ma perché questa è così affrescata? Abbiamo detto che un ruolo preponderante l'hanno avuto le famiglie aristocratiche di Saronno, che si fidavano ciecamente dei frati. E quindi cosa succede? Che loro finanziano le cappelle. Ogni cappella appartiene a una famiglia aristocratica di Saronno e gli artisti venivano pagati da loro. Questa è la cappella dell'Angelo Custode. Abbiamo un altare semplicissimo, la nicchia dove troviamo la scultura in legno dell'angelo. Cosa particolare la troviamo al di sopra, ovvero abbiamo un affresco che rappresenta l'assunzione di un'anima in cielo, trasportata da due angeli. Questa è un'iconografia molto rara, molto strana, almeno io nei miei studi non l'ho mai trovata, è la prima volta che mi capita. E già da qualcuno di voi mi è stato detto che l'ha vista da qualche altra parte. Quindi io ve lo do, diciamo, come compito a casa.
Se vedete un'iconografia del genere, molto importante, si tratta di ricerca storico-artistica che è fondamentale per il mio lavoro. Se vedete un'altra iconografia del genere, uguale, che ci somiglia, venitela a riferire. È assolutamente... che non è, cioè che è un'anima che non è rimasta nel Cristo. Questo perché ho letto delle fonti. Non è il Cristo, non c'è nessuna rappresentazione che sia così. Non sembra neanche un'anima, sembra un adolescente in carne e ossa, insomma sembra una persona in carne e ossa, però è un'anima trasportata in cielo. Andiamo nella Cappella del Crocifisso. La Cappella del Crocifisso riporta la data del 1607. Il Crocifisso riporta la data del 1607. Si dice che nel 1607 sia morto il Visconti, ovvero colui che ha costruito il famoso Palazzo Visconti qui a Saronno, e che nel suo testamento avesse scritto che voleva essere seppellito qui in San Francesco. Questo si dice in base a alcune fonti, non ne siamo sicure, alcuni di voi mi fanno cenno di sì, quindi penso che ci toccherà scavare per vedere se c'è ancora la salma del povero Visconti. Per quanto riguarda la decorazione, anche qui come nella cappella dell'Angelo Custode abbiamo un altare in marmo, la nicchia in cui è contenuto l'oggetto di culto. Il biscione, esatto. Il biscione che mangia il neonato, che è proprio il simbolo della famiglia Visconti. Là, signora, visto che guardavate di là, dall'altra parte. Il biscione che mangia il neonato è proprio lo stemma dei Visconti. Però ci mancano le cosiddette prove. Questa è la cappella dedicata a San Carlo Borromeo. È evidente. Abbiamo questo semplicissimo affresco dove è rappresentato il cardinale. Il cardinale è riconoscibile, è rappresentato in preghiera, dietro di lui si apre una finestra e si vede il Duomo di Milano. Nulla quindi esclude che sia proprio il cardinale Borromeo. Questa è la cappella di Sant'Antonio da Padova. Qui c'era la porta da dove entravano i frati. Anche qui abbiamo l'altare in marmo, la nicchia, la statua in legno del santo. Al di sopra invece il bellissimo affresco dove il santo è trasportato in cielo dagli angeli. Andiamo a vedere l'ultima cappella. La cappella dedicata a San Giovanni Battista. Tutti conosciamo questo santo, bene o male. Quello però che ci interessa in questa cappella sono gli affreschi della volta, che rappresentano ovviamente gli episodi della vita del santo. Guardandoli, scrutandoli, osservando la drammaticità, soprattutto da questa parte, dalla mia parte, degli eventi, la gamma pittorica, il tratto, la pennellata, da tutte queste caratteristiche e tante altre, riconosciamo chi sia l'artista. L'artista è Daniele Crespi, e Daniele Crespi ha lavorato anche nel Duomo di Monza. Quindi voi, andando di chiesa in chiesa, in Lombardia, scoprirete che tanti artisti si sono incontrati, si sono scontrati, si sono scambiati di idee, hanno avuto delle opinioni diverse o uguali. E gli stili a loro volta si sono, come dire, quasi mischiati, si sono influenzati a vicenda. Quindi andando di chiesa in chiesa potete veramente imparare la storia dell'arte lombarda, che è fatta di tante scuole ed è forse una delle più complicate. Andiamo nel presbiterio. Allora, come notate, non solo in questa chiesa ma in tante altre, ci sono due altari, di cui uno in marmo, che ha un determinato valore storico-artistico, ha un certo pregio, e poi ne abbiamo solitamente un altro davanti in legno, semplicissimo. Secondo voi perché ci sono due altari? Ecco. No, alcuni di voi non lo sanno, quindi è giusto specificarlo. Perché? Perché prima del concilio il sacerdote dava le spalle ai fedeli e guardava il coro, gli altri sacerdoti e o i frati. Poniamo un attimo l'attenzione sulle pitture. Dopo aver dato un'occhiata a questa chiesa, mi sapete dire lo stile di questi affreschi?
Provateci. Un periodo. Potrebbe essere il Bernardino qui per dire il periodo. No, lui muore prima, molto prima. No, il periodo, lo stile. E il barocco, bravissima, è il barocco. La chiesa, il barocco, la chiesa infatti è stata affrescata tra la prima e la seconda metà del 600. E il trionfo dell'Eucaristia, l'affresco in alto sopra le vostre teste, è proprio del Tommaso Legnani. Tommaso Legnani è il padre di Ambrogio e Ambrogio a sua volta è il padre di Stefano, cosiddetto il Legnanino. Quindi qui in San Francesco lavora la dinastia dei Legnani e questo è fondamentale. Allora, abbiamo detto che gli affreschi sono tra la prima e la seconda metà del 600, abbiamo detto che lo stile è il barocco, abbiamo detto che l'affresco è di Tommaso Legnani, ma la navata centrale è tutta di suo figlio, ovvero di Ambrogio Legnani. Il figlio cosa fa? Affresca le vite di San Francesco e di Sant'Antonio da Padova. Ma a un certo punto questi episodi si interrompono in quello che è tuttora il centro della chiesa, ovvero sopra la cappella dell'Immacolata Concezione e sopra la cappella di Sant'Antonio da Padova. Come vedete, al di sopra, in questo caso è rappresentata l'Immacolata Concezione, davanti ai teologi francescani. Dall'altra parte invece abbiamo sempre un affresco dedicato alla Vergine, ovvero l'Assunzione di Maria nell'Alto dei Cieli. Quindi c'è questa interruzione proprio degli episodi della vita di questi due santi. Andiamo nell'ultima cappella. Chi di voi è andato a vedere la mostra su Bernardino Luini a Milano, Palazzo Reale? Nessuno? Lei? Bravissimo, l'ammiro. Nessun altro è andato a vedere la mostra su Bernardino Luini a Milano? Capita, quello può capitare. Allora, chi è andato o chi ha sentito sa che la mostra non era dedicata solo a Bernardino Luini ma anche ai suoi figli e in santuario abbiamo Bernardino Luini, qui in San Francesco abbiamo i suoi figli, quindi abbiamo un itinerario completo, soprattutto perché gli affreschi del santuario sono gli ultimi dell'artista, che inizia nel 1525 e termina nel 32 causa la morte, quindi sono proprio gli ultimi, i più maturi dell'artista. Qui invece abbiamo quelli dei figli che non dipingono, che non affrescano la cappella subito dopo la morte del padre, ma nel 1587. Questa data si pensa sempre a un testamento. In questo testamento è attestata la presenza della cappella del Rosario e di questo affresco. Quindi sono veramente molto dopo la morte del padre, quindi evidentemente ritornano a Saronno, sono richiamati a Saronno. I nomi dei figli che non vi ho detto sono Giovanni Pietro e Aurelio Luini. Guardiamo un attimino la rappresentazione, facilissima. Sul basamento di pietra è seduta la Madonna che tiene in braccio il bambino, ci guarda, ci apre le braccia, ci accoglie, cerca di coinvolgerci. Dietro di loro un drappo dorato sostenuto dai due angeli e poi il roseto che dà vita ai misteri, i misteri gaudiosi, i misteri dolorosi, i misteri gloriosi. Purtroppo, come vedete, i misteri dolorosi sono invisibili. Chi mi sa dire i misteri dolorosi? Quelli della morte, la flagellazione. L'orazione dell'orto, la flagellazione, la crocifissione, l'andata a Calvario e la crocifissione. Va bene, vediamo, analizziamo quelli che si vedono, per fortuna. Allora, i misteri gaudiosi, l'annunciazione che conoscete tutti, la visitazione, ovvero l'incontro tra la Madonna ed Elisabetta davanti a San Zaccaria e San Giuseppe, la nascita di Gesù bambino, la presentazione al Tempio in presenza del profeta Simeone e della profetessa Anna e infine la disputa di Gesù coi dottori nel Tempio. I misteri dolorosi. Infine abbiamo i misteri gloriosi, ovvero la resurrezione di Gesù, di cui si vede solo le gambe e il manto bianco, l'assunzione di Gesù davanti agli apostoli, la Pentecoste, ovvero la Madonna e gli apostoli che ricevono lo Spirito Santo, l'assunzione di Maria, circondata non da una luce dorata ma bianca, segno delle sue caratteristiche, la purezza, la castità, e infine abbiamo l'incoronazione di Maria nei cieli, in questo ambiente molto da favola, ambientato proprio nelle nuvole,
In secondo piano sbuca il Dio Padre, davanti a lui c'è la colomba dello Spirito Santo, in primo piano invece il figlio che consegna alla madre la tiara allo scettro. E io ho finito. Grazie. Non posso più dire di fare il passaparola perché questo era l'ultimo appuntamento, però fatelo lo stesso. Grazie mille.